Buongiorno, benvenuti in un nuovo video su casa e dispensa. Come avete visto dalla copertina, oggi vi farò vedere il mio mega ordine che ho fatto su Shein o Shein, forse più giusto dire Shein. Allora, se sentite rumori strani vi chiedo perdono, ma fuori sta completamente diluviando, proprio piove tantissimo oggi. Siamo a settembre, quindi ci sta il periodo delle piogge. Detto questo, non mi perdo in chiacchiere perché le cose che voglio farvi vedere sono tantissime. Ovviamente saranno tre video dedicati a Shein, perché ho preso davvero un sacco di cose, insomma ho svaligiato Shein. Detto questo, partiamo subito con la prima busta. Anzi, mi sposto così vi metto la foto. Qua vi metterò le foto. Comunque, ho preso questa tuta molto molto carina. Guardate che bella, ve la faccio vedere super giù così poi dalla foto capirete meglio. Fatta così, molto molto graziosa, con il suo pantalone inerente. Molto molto semplice, una bella tuta morbida. Questi sono i pantaloni, sono un po' lunghini, però li ho preso una misura in più che così l'anno prossimo può sfruttarli. Belli, mi piacciono, con i laccini qui. Non so se riuscite a vedere qualcosa, ecco con i suoi laccini, molto molto carini. Apro e poi parlo. Ok, allora guardate qua, pigiamino con l'etichetta, questa cosa qua mi piace. Guardate che carino, troppo bello, fatto così, bianco con la faccia del panda, graziosissimo. E questi sono i pantaloni, così, troppo belli. Allora, voi lo vedete bianco, ma è un grigino quasi perla, molto 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 carino. Anche questi fatti davvero bene. Allora, il davanti, vi allaccio il bottone, così capite. Davanti molto molto semplice, il dietro è bellissimo, fatto così con il sole e la luna da questa parte, così, guardate che carini, troppo belli. La fine sono dei jeans molto molto semplici, la particolarità appunto è il dietro qua nelle tasche, che sono fatti in questo modo, troppo belli, guardate, così. Molto carino, un color panna, un bello storsacchiato qua, color panna, morbidissimo, felpato all'interno con il panda, eccolo qua. Anche questo l'ho pagato super giù 2 euro, poi magari vi metto anche i prezzi, vediamo cosa riesco a trovare. Fatto bene, morbido, tessuto leggero, ma secondo me tiene leggero ma tiene caldo, molto semplice però molto molto carino. Allora, cioè così, quello vedete bianco ma è rosa, molto carino con il fiocchetto. Ok, guardate, con il fiocchetto, poi qua c'è tutto il pizzo, molto molto carino, leggeri, belli, fatti bene. Sono rosa, bianco, grigio e nero, così, guardate che carino, così un po' a scacchiera, bianco e nero, con le tasche che sto vedendo adesso che sono finte, va bene, però va benissimo, bello morbido, morbidissimo, davvero morbido, 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 fatto bene, non vedo difetti, qui c'è il suo colletto, con i bottoni, vi faccio vedere, sempre con il panda, guardate che carino, qui ha i suoi laccetti, il suo cappuccio, bello, bello morbido anche questo, felpato, la manica, da così. Bello, anche questo fatto molto 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 bene, un bel tessuto, tiene caldo,
colore è bellissimo, il panda è stampato, ma è stampato molto 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 bene. Ecco qua, guardate che carino. Spero si veda qualcosa. Allora, è un maglioncino con i bottoni, bello morbido anche questo, fatto davvero bene. La sua manica che va a finire così sul, diciamo, stretto, fatto davvero bene anche questo. Bel colore, tipo cipria e bianco, sempre scacchiera. Qua c'è la tasca, già non so come farlo da vedere bene, qui c'è la sua taschina, niente, i suoi bottoni, anche così, qui. Con il suo cappuccio, dentro è felpato, però è fatto benissimo, spero riuscirete a vedere qualcosa, fatto così. La manica va a chiudersi in questo modo alla fine. Colore bello, un grigio chiaro, tessuto morbidissimo, fatto molto molto bene, sono davvero soddisfatta questo giro. Pantaloni che sono un po' più grandicelli, però va bene, tanto gli ho preso una taglia in più. Con l'elastico c'è la sua tasca. Altro pacchettino Shein, ho preso dei leggings semplicissimi. Allora, molto molto semplici, neri, sono elasticizzati, qua, sono molto semplici, non saprei che altro aggiungere, sono molto elastici. Vedete? E qui sul laterale hanno, vediamo se riesco a farvelo vedere, che riflette la luce e si, come posso dire, prende il colore, non so spiegarvelo, magari poi nella foto capirete meglio, però cambia colore, diventa, come si dice, fluorescente, no, vabbè, insomma ci siamo capiti, non so che parola, sono nuovi, insomma, quindi di questa parte sono contenta. Allora ve lo faccio vedere così. Allora, rosa con i panda, guardate che carino che è questo panda, troppo bello. C'è scritto Kiss Me, eccolo qua, con i cuoricini, rosa, un bel tessuto, qui c'è una luce bruttissima, ok, un bel tessuto, tipo teddy, morbido, fatto benissimo, piace la mattina per quando si alza e da mettere sopra il pigiamino prima di andare a scuola. Qui c'è il passante per la cintura, sono, è un coniglietto, troppo 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 carino, guardate che bello, molto semplici, anche questo stile teddy, niente, sono delle calze semplici. Qua poi altro pigiamino fatto così, un po' leggerino come pigiamino, però per questa stagione va più bene, poi comunque nel letto ci sono le coperte, un po' più pesantino, va più bene. Guardate che carino, questi animaletti, azzurrino, un azzurro molto bello tra le altre cose, molto acceso, molto intenso, davvero davvero carino. Tessuto bello, fatto molto molto bene, leggero, perché è abbastanza trasparentino come pigiama, nel senso io vedo la mano sotto, però è bellissimo, fatto molto molto bene. Questi sono i suoi pantaloni, che sono questi pantaloni così, semplici calze con le farfalline nere dove c'è la calza bianca e dove c'è la calza nera ci sono le farfalline bianche. Faccio vedere, sono molto semplici, fatte bene, un bel tessuto tra le altre cose, sembra cotone ma non ne sono certa. Con le roselline, sono in ferro, in acciaio penso, molto molto carine.
Poi ho preso questa scatoletta, vi faccio vedere da vicino, che è una luce da mettere dove si vuole, insomma. Io l'ho messo dentro all'interno dell'armadio, nell'armadio di mio figlio, che quando apre le ante si accendono. Poi comunque magari state vedendo il video sopra mentre parlo, così capite meglio. Per il prezzo che hanno sono rimasta piacevolmente colpita, perché effettivamente vanno, io pensavo che fossero un po' delle cavolate. Invece sono molto 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 soddisfatta, costano su per giù 3 euro e qualcosa, non ricordo di preciso. Fanno una bella luce, si accendono quando servono e si spengono quando o l'armadio o non c'è nessuno davanti che passa e quindi li fa accendere. Quindi un grande risparmio, sono davvero soddisfatta di questa cosa. E ne ho presi, di queste ne ho presi 2. Sono molto molto soddisfatta, penso che più avanti ne prenderò altri. Molto bello questo, guardate che meraviglia, super morbido, fatto molto molto bene, ha le sue tasche che sono qua, così a scacchi, è sul lucciola grigio e nero, la manica si presenta così. Va bene, più o meno dai, ok. E niente, anche questo c'è il suo collo, il suo colletto, e niente, fatto molto bene. Anche di questo ho preso una taglia 36, super morbido, davvero morbidissimo. E niente, poi magari nella foto capirete meglio. Molto semplice di tessuto, imbottiti, ne faccio vedere uno, ma sono uguali. Mi piace questa particolarità qua in mezzo al seno, al décolleté, senza ferretti, senza cose che potrebbero dar fastidio. Questo è il dietro, non so come farvelo vedere, e sono 3, ovvero arriva un color nude chiaro, nero e bianco. Guardate sempre con lo sacchiotto, faccio vedere bene, con scritto beautiful. Guardate che carino, anche questo bellissimo, cappuccio è felpato all'interno, quindi tiene molto molto caldo. Questo è un tessuto bello pesante, si sente che è ottimo per la stagione invernale, ha un bel color sabbia chiaro, qui un color sabbia chiaro, ha le tasche e nient'altro, non saprei cosa dirvi, perché è fatto molto bene, mi piace, un bel tessuto morbido, molto molto semplice questo. Anch'io ce l'ho, l'avevo preso per me un po' di tempo fa e resistono, li ho lavati più e lavati e rilavati tante volte, io li uso per il lavoro e sono fantastici, non sembra neanche di averli addosso, neri semplicissimi, non penso sia cotone, è elasticizzata, ma non saprei dirvi che tessuto sia. Comunque così, con il suo pantalone color militare, questo verde militare, guardate la tasca che bella, molto bella, con la sua cintura nera, molto molto carini, e alla fine si chiudono così, molto semplice anche questo, più leggero, non è felpato, molto molto carino. Allora, c'è la sua cerniera, ha i suoi brutta luce, ok, ha i suoi, come si chiamano, laccetti, il cappuccio è felpata all'interno, quindi ottimo, un bellissimo color sabbia, molto molto chiaro, fatto benissimo, super morbido, dietro a questa scritta, spero riuscirete a vedere qualcosa, così, bellissimo anche questo. E questo è il suo pantalone, anche questo felpato, molto molto carino, così, con la scritta
qua, carina, fa una luce pazzesca, ha un piccolissimo prezzo, adesso ve la apro, poi vi metto l'immagine comunque, ed è bellissima. Scusate il rumore, guardate che carina. È fatta così, poi comunque starete sicuramente vedendo le immagini, guardate che bella. E l'ho presa per l'armadio, così alla mattina ho la luce e volevo qualcosa di carino, di particolare. E di questi ne ho presi due, bella grande questa, color marrone scuro, così, bella felpata con il cappuccio come piace a me, ha le tasche, non so come farvela vedere perché è gigante questa, fatta in questo modo, bella anche questa, bella morbida tra le altre cose, bellissimo. Questo è come si presenta, molto molto carino, così, molto semplice, leggero come maglioncino, si chiude così la manica. Magari riuscite a vedere meglio i bottoni fatti così, e pur essendo leggero però è molto molto morbido, così, ecco qua. Poi ho preso delle mutandine per me, sono senza cuciture, sono fatte molto bene, un tessuto morbido, mi piacciono, poi vi farò sapere più avanti come sono anche indosso, e sono una nera, una color nude scuro, fatta così, e poi una un po' più chiara, e questa che è sul rosino, tipo un color cipria. Anche questo è super morbido, un bellissimo colore bianco, e questo non saprei definire che colore sia, fatto così, la sua manica, anche il colletto dietro è ben rifinito, la sua coderina, piace sta cosa, super morbido, da usare in questa stagione, sia a settembre che ottobre, secondo me molto semplici, morbide, fatte bene. E poi l'ultimo che vi metto qua è il video, praticamente è un, si attacca al rubinetto, e quando accendete l'acqua, come potete vedere, si illumina, a me piace tantissimo, purtroppo non ho la scatola da farvi vedere perché per sbaglio l'ho buttata via, però è bellissimo, si avvita al vostro miscelatore o del bagno, della cucina, insomma dove volete metterlo voi, e una volta che aprite l'acqua il getto si illumina di vari colori ed è bellissimo e mi piace, come potete vedere fa verde, rosso, giallo, blu, mi piace davvero molto e sono molto soddisfatta, più avanti penso che ne prenderò un altro. Ero scettica perché costa davvero pochissimo e pensavo che non funzionasse, e invece sono rimasta piacevolmente colpita, i miei bambini lo adorano, sono molto soddisfatta. E niente, eccomi qua. Allora, io vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso su Shein, ho fatto un mega ordine inerente alla mia bambina e ho preso qualcosina per me.
grazie per chi è arrivato fino alla fine di questo video, scusate se l'ho fatto lungo ma ci tenevo a farvi vedere bene con calma più o meno le cose che ho preso. Fatemi sapere qua sotto tramite commento che cosa ne pensate sia di Shein o di quello che ho acquistato. Iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa. Ciao!